Ehi, lecciurme, io sono Mazzatesta e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandoned Ship. Stavo guardando un attimino quello che abbiamo trovato nel porto dove ci siamo fermati dopo lo scorso episodio e stavo ragionando su una cosa, che effettivamente questo storage qua, a cosa serve? Serve in realtà, da quello che credo di capire, uno per mantenere degli upgrade che non ci servono più e due per mantenere dei tipi diversi di equipaggiamento che possiamo andare a cambiare quindi da volta a volta, perché effettivamente qua ci dice che il loadout può essere cambiato nel ship management menu. Quindi vuol dire probabilmente che da un incontro all'altro possiamo decidere di mettere per esempio il hull cracker piuttosto che il round shot, piuttosto che mettere qua un grape shot o il chain shot e dicendo questo qua è un grape shot, ok. Double shot. Potrebbe essere interessante, ma non capisco se si può cambiare al volo, cioè mentre entri nel combattimento devi cambiarlo, cioè la cosa più sensata sarebbe che devi cambiarlo mentre sei nella mappa. Però come faccio a prevedere che tipo di cosa voglio avere in un determinato combattimento se non so che cosa avrò di fronte? Quindi boh, può darsi che sia cambiabile al volo mentre entri, però mi fa molto strano. Boh, comunque ci ragioneremo con più attenzione, quello è cosa sicura. Abbiamo un pochettino di soldi, quindi andrei magari a prendere un pochettino di upgrade. L'automatic winch ci ha aiutato parecchio nell'ultimo scontro quello con il cracker perché è stato utilizzato 2 volte e direi che ci può servire. L'advanced crow nest può anche essere una buona cosa, anche la lifeboat. Potrei anche prendere verosimilmente entrambi. Ah no, la lifeboat, ce l'ho già la lifeboat? Sì. Ah, mi ero anche dimenticato di averlo preso. L'anti-ram, sì, boh. Quando cercano di abbordarmi, quello li respinge via. Potrebbe essere utile, ma finora non mi è mai stato, non è mai stato il caso in cui avevamo la necessità di ritardare un abbordaggio. Proverei l'Advanced Crow Nest al posto di questa che è base, vero? Non l'avevamo cambiata, no, è il basic. No, allora bisogna fare sell e poi prendere questa. Ok, benissimo. Perché esatto, questo possiamo metterlo qua dentro e poi dopo possiamo cambiare le cose. Ok. E dopo questo, no, non prenderei l'anti-ram. O facciamo una section upgrade, che potrebbe essere una buona cosa. Tanto abbiamo visto che vengono trasferite da una cosa all'acribio. Cioè qua avevamo il potenziamento di difesa e abbiamo preso comunque tantissimo danno lo scorso turno. Mannaggia. Possiamo mettere magari 2 di performance sui cannoni? Anche se forse la cosa migliore è quella di prendere proprio dei cannoni nuovi. 4-4. E facciamo 2 di performance sui cannoni, dai, vada con performance, performance qua e performance qua. Ok, non possiamo vendere niente, no, di navigazione perché l'avevamo già venduto in passato. Fast travel, allora sto guardando anche fast travel, le isole rosse del Cult Island sono tutte qua. E probabilmente sono da liberare partendo dall'isola del culto da cui siamo partiti, dove però non funziona fast travel in questo momento. Quindi probabilmente dovremo ritornare qua, andare a liberare quest'area e poi dopo andare a prendere tutte quelle isole là del culto. Perché non so se ci sono delle altre aree dove ci sono delle attività del culto, sono nelle Cult Islands. Boh, allora noi in questo momento dove siamo? Siamo a Landfall, che è no, Devil Rock, The Council, Landfall, ok, siamo qua noi. Vediamo un attimo se ci sono delle cose da fare, più che altro, no, qui. Ah no, ci sono parecchie attività qua. Ok, allora direi che andiamo prima a vederci un attimo tutta questa roba, anche perché vedo che non c'è l'indicatore di ricerca.
ricerca del culto, per cui andiamo a vedere un attimo che cosa c'è qua intorno. Ok, c'è una nave ostile che ci carichi, ci attacca. Ok, non mi sembrano messi benissimo, quindi direi che possiamo. Allora, questo in realtà. No, no, no. Giusto così. No, tu vai qua sopra, allora magari. Sì, teniamo questa configurazione. Abbiamo migliorato il nostro danno, sicuro di sicuro. Com'è caduto? Non ho capito come ha fatto a cadere, boh. Ma sta morendo come niente, cioè sono già praticamente giù e non ci hanno fatto neanche danno. Ah, perché loro hanno della roba per sparare ai tizi praticamente. Cioè è distrutta la nave praticamente. Ah, non ho visto neanche se avevano un blueprint, ma no, non avevano neanche un blueprint da salvare. Niente, li abbiamo devastati così completamente. Sarebbe bello se puoi rubare gli upgrade alle altre navi, perché tipo qua hanno una scialuppa, sarebbe stato carino. Cioè adesso noi ce l'abbiamo la scialuppa, però sarebbe stata un'aggiunta interessante al gameplay, quella di vedere se avevano degli upgrade, delle robe da riparare. Cioè da riparare dal culo. Oh, 42 ci ha dato, è tantissimo 42. Cioè, rispetto a quello che avevamo in passato. Ok, beh, andiamo sotto. C'è un uomo in mare là. Non credo che ci servirà a nulla. Però, com'è che era? No, com'è che era? Più. Vai col più. Se io premevo meno, effettivamente non succedeva niente. Allora, vediamo un attimo qua cosa succede. Meno 15, porca miseria. Abbiamo bisogno di cibo, perché più che altro credo che servirà parecchio cibo per il fast travel. Lo aiutiamo. Ok, era un cultista, abbiamo perso della felicità della gente, ma ci ha dato dei soldi. Tanto di felicità della gente siamo a boom, siamo messi bene. Qua c'è una nave affondata. Ok, ci ha dato un sacco di soldi e di provviste, buono. Quella per riparare la nave non mi serve in questo momento. A ship is fast approaching, clearly with hostile intent. Moments before firing range, it plays off the wind and swings across your bow to target your weaker side. Ovviamente, abbiamo messo i cannoni più forti da un lato. It was quite a maneuver and now we're seized the initiative. Ok, va bene. Facciamo che combattere in modo standard comunque. Voglio vedere se c'è qua un modo per. No, tra l'altro hanno un design che ci manca per ora. Ma non c'è modo di cambiare qua la conformazione della nave. Chiederei se è possibile di andarci più vicino. Perché dovremmo andare all'arrembaggio. Oddio, è una bomba? Quanti danni fa quella roba? Neanche troppi, pensavo ben di più. Direi tu vai a caricare questo. Dov'è il tizio del riparino qua? Allora vai a riparare qua nel dubbio. Tu questo tienilo pronto e fai che sparare qua. No, vai via. Ok,
Porca miseria. Via, vattene. Vorrei fare dei danni a loro, ma... Niente, andiamoci addosso così, perché sennò mi sa che non riusciamo a... No, tu vai qua per piacere. Non siamo riusciti a fare alcun tipo di danno in questo momento. No, mi sa che le affondiamo qua in questo momento perché... Se ne stanno andando via? Sì. Niente, abbiamo perso solo un sacco di roba dallo scafo. Vabbè. Ah no, quello là è quello a pagamento. No, 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 andiamo a Landfall, ci facciamo riparare là. Non è sempre stato possibile con la rotellina del mouse andare... Sono stupido. Ehi? Ok. Ripara, mi spiace, ma... Abbiamo speso un sacco di soldi per niente. Sembravano non molto forti come nave, ma invece... Cribbio. Ci hanno tenuto abbastanza in scacco. Ok, sembrava che fosse vuota e invece c'era un tizio. Ottimo che l'abbiamo fatto, così siamo saliti ancora di morale. Ok, you're approaching a vessel. Your course is set to cross. The setting of its sails, the strong wake, all tell the telltale sign of a ship heavy laden with cargo. No, ma noi non vogliamo rubare roba in giro, quindi niente. Andiamo a pescare in giro, cioè non è pescare questo, ci sono delle provviste. Andiamo a pigliarle. Ok, uno. E uno, due. Andiamo sotto. Cos'è questo? Tengo dei task. Posso cliccarci, cosa succede? Wait. Ah, ok. No, non ci interessa comprare delle provviste in questo momento. Quindi gli eventi dopo un po' riappaiono, effettivamente. Allora, vediamo un po'. Proviamo il fast travel e vediamo dove andare in questo momento. Cos'è questo zero, tra l'altro? Ah, è Captain's Log. Fast travel. Vorrei provare ad andare magari in posti dove ci sono... Qua, possiamo provare a tirare giù di una fazione di pirati. Vedere un po' che succede. Poi potremmo andare là giù sotto in una zona che non abbiamo esplorato proprio per nulla. Proviamo
Proviamo ad andare a vedere giù sotto. Possiamo accederci anche da un cancello? Boh, penso di sì. Ah no, adesso è bloccato. Non capisco perché. Ci sono alcuni che ti chiedono di andare in un cancello particolare e altri invece puoi andarci da qualsiasi cancello. Boh. Oh, andiamo giù sotto. Ci fa andare, vero, di qua? Sì. Proviamo a vedere questo qua sotto. 41 provviste ci costa, che è un pochettino, ma neanche esagerato. Ci dimora l'indicatore del culto? No, mi sa di no. C'è un faro per caso? Sì, lassù in cima. Ma il culto non ci insegue più? O è solo in queste zone che non abbiamo problemi? Ok, vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Ci sono dei pirati qua che stanno bloccando la rotta commerciale. Qua ci sono boh, dei pirati, una cosa del culto. E qua c'è una roba problematica, sembra, non capisco cosa sia. Oh, io andrei direttamente sui pirati, là, a meno che non ci siano... Vabbè, pescare va bene. Non ci siano altre necessità. Because that vessel ahead lies low in the water, fight from loot pilfered from the local merchant fleets. In order to reopen the trade route, it will need to be defeated. Ok, facciamo così. È una leva del culto, tra l'altro, quindi andiamo l'utile al dilettevole. Tanto sono quasi 20 minuti, non so se interrompere qua e continuare il prossimo episodio. Sì, diciamo di sì, dai, per evitare di sforare troppo. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.